Di quando è venuto a trovarci a casa dopo una partita in notturna che non ha trovato Paolino, ce lo racconti? Si ricorda che io e Luciano continuavamo a dire: ma no, è andato a prendere una pizza, tra 10 minuti arrivo. Vabbè, l'aspetto qua, diceva lui. Ma no, guardi, adesso forse avrà trovato un po' di coda, arriverà più tardi. Praticamente era stato lì tutta la sera e Paolino se n'era andato. Sì. Si ricorda? Sì, sì. Bei tempi. E quando mi chiamavate che mi svegliava, chi era quello di noi? Ma chi era? Più tra noi, quello? Più tra noi. Dai un po' il microfono, va. Adesso glielo... Ma chi era, Aldo? Forza Juve. Oh, no. Mister. Chi? Forza Juve, sono Castellini. E tu che lo dicevi? Lo svegliamo così, lo svegliamo. Sì. Non c'è proprio lo giù, volevo dirlo. Però Forza Juve, gli gridava e gli metteva giù. 4-5 volte per notte. L'abbraccio con piacere. Grazie, ricambio. Peccato non averlo qui stasera. Un peccato anche per me, perché... Vabbè, tanto li faccio tornare un'altra volta, Sami. Sti qua. Sì. Sì. Sarà... Pensi che ci abbiamo messo 28 anni portarli qui. La prossima fra altri 28. E beh, insomma. Non c'è problema. Non sarebbe mica male poi. No, un'idea, un'idea. Sì. È un'idea. No, spero molto manca? Prima. Sì, bisogna farlo prima, Beh, tanto noi la inviteremo per il 1° maggio, va, che ci sarà un'altra bella giornata tutti insieme. Chi va ne bene. Parliamo. Grazie allora, mister Grazie, Gignoni. Un abbraccio a tutti. Grazie. Un abbraccio. Grazie, grazie. Adesso vi spiego, adesso che è attaccato, perché mi sentivo a disagio. Alla sera io vivevo con Claudio e con Puppi e con Paolino. Allora la sera telefonavo a Giognoni alle 11 di notte e dicevo: porca troia, forza Juve. Il giorno dopo al campo mi diceva: questa notte alle 11 mi hanno telefonato, porca... E io: guarda, anche me tutte le sere mi chiama. E io così lo caricavo. Ero io. Non ci posso credere. Ero sempre io, poi dava sempre la colpa a me. Io chiedo alla regia se può mandarmi un filmato di pochi secondi adesso, ci terrei a mandarlo un attimo se riusciamo. Un filmato di Giorgio Ferrini, ricordiamo il nostro capitano un attimo, regia. Adesso sì, chiediamo qualche secondo, visto che qui abbiamo Amos, vediamo giusto questo ricordo di Giorgio, che mi pare che sia dovuto, ricordando anche tutti, ricordiamo anche Gorin, che non è più con noi, farei un applauso. Fabio Gorin. E anche per ricorderei anche Colla, il massaggiatore Colla, che anche lui ci ha lasciato, è vero Johnny? Se mi fate segno se riusciamo ancora a vedere questo servizio. Ok, allora vediamo un attimo questo servizio. Il giorno del matrimonio, credo che se un matrimonio è riuscito è bello ricordarlo per la vita. Era giovanissimo. Avevamo pochissima differenza di età, però lo vedevo molto, molto più grande, più maturo di me, molto. Con Giorgio mi riusciva tutto semplice, tutto facile con lui trattare. Io ero in ammirazione continua di mio marito, perché veramente lo consideravo moltissimo. E siamo stati insieme 14 anni, ma sono volati. Eravamo giovani, belli. Ricchi, diciamo, no? E si guadagnava anche allora. Guadagnava, e dover fare sacrifici costava anche un pochino. Diceva sempre: i sacrifici facciamoli in due, i successi sono divisi in due e ci rifaremo dopo, cosa che invece non è stato, perché purtroppo la vita è andata così. Come papà com'è stato? Io credo un buon papà. I figli erano troppo piccoli quando è mancato, quindi loro conoscono a volte il padre, penso, attraverso, diciamo, gli altri, gli amici, i parenti. Per tutti noi Giorgio è seduto con loro, sicuramente, Amos. È un
un'emozione impressionante. Impressionante perché io adesso lo ricordo che loro li abbiamo convocati per il ventennale del che era mancato papà per fare una partita. Ed era anche tanti anni che non li vedevo più tutti insieme, era stata una grandissima festa, come è adesso una grandissima festa. Ogni volta che li vedo, li sento parlare, mi danno una grandissima gioia, è una serata divertente, cioè, non so chi possa avere un feeling così dopo anni, e sorprende. Logicamente da parte mia papà ovviamente mi manca, e quindi penso che, però lo rivedo diciamo tra loro. E nei loro discorsi. Bene. Alla domanda del signore stavo rispondendo attaccandomi un po' anche ad altre cose, che l'abbigliamento è una cosa, i sentimenti, stavo parlando di sentimenti, no? La telecamera, a favore, Andrea. No. Stavo parlando appunto di sentimenti, no? Che per me in questa società è questo, che io ho girato diverse società e se mi dicono cosa sei, sei del Toro, non mi candido niente, non voglio voti, non voglio niente, non c'è problema. Ed è in queste cose che io mi ritrovo, lo spirito, no? Di quello che è uno sport, di quello che è una professione, di quella che è una soddisfazione. Perché se mi dicono, no, come diceva prima Gianni Minacco, col quale non entro in discorso, non faccio polemiche, mi dico, se il Toro fosse perfetto sarebbe la Juve. Allora che cazzo? Allora, noi ci va bene questo, cioè, noi dobbiamo anche soffrire. Ma la bellezza è che qui tutti parliamo giustamente, no? Di Pulici, perché era secondo me il più bravo, di Graziano il più bravo, Castellini, Claudio Sala, ma c'era anche gente come Salvatore che aveva due piedi, che la palla piangeva, era il più intelligente, per dire, e questo noi lo sappiamo, abbiamo gente come Patrizio Sala che mi poteva correre per lui, mi toccava correre, però anche per quello, cioè. E poi c'era gente, non c'era un passato e un presente, c'era gente come Giorgio, stavo arrivando anche a questo, che quando abbiamo vinto il campionato e mi ricordo che gli dissi, Giorgio, hai visto, era molto semplice, basta che smettessi tu e arriviamo io. E mi diede un gran calcio nel culo, però con affetto, io lo ricordo ancora con questo calcio nel culo, che era un calcio nel culo affettuoso, perché lui era più contento di me. Bello, bello, dobbiamo... è veloce. Pubblicità, siamo in ritardo, pubblicità. Sì, ma mi sembra di essere retorico, però ce n'avevo 20. Amos, a proposito di Amos, che lui non sa questo aneddoto, io venni dal Monza al Torino, e uno dei primi allenamenti a Filadelfia c'era Jerry, c'era Natale, c'era Eser, c'era anche Puglia, e tiravano in porta e Giorgio mi faceva i pallonetti, tuc, mi faceva gol. Tu come dicevi, sarà così in Serie A, io venivo dalla Serie B. Dopo hanno fatto un paio di cross e io ho aspettato a Giorgio, l'ho cacciato una bella cartella sulla faccia, una bella uscita, bello forte. Questo si è alzato e mi ha detto, bravo, sei del Toro. Questo era lo spirito che avevamo. Però parlando sempre di queste cose mi sembra di essere troppo vecchio, invece... Io vorrei fare un augurio al Torino di adesso e parlare bene anche di questo Toro. Speriamo che vada bene, perché certo. Se lo meritano, insomma. Senza microfono no. È veramente, commovente e simpatico essere qui con voi, avervi così a tiro, portata di mano, poter parlare con tutti voi questa sera. Fermati. Certo. Sì. Ti chiedo scusa se ti interrompo, abbiamo una telefonata.